E ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Oggi, come ben sapete, dobbiamo continuare la nostra avventura con la nostra rara. Continueremo verso la città segreta e molto probabilmente oggi faremo delle missioni secondarie. Andremo a individuare delle missioni secondarie che faremo. E voi cosa mi dite? Vi sta piacendo questa fantastica serie? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Mi fa piacere solo leggervi. Mi raccomando, a chi non si è iscritto, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, attivate la campanella di avvisi e fate tutto questo che sarà fantastica, fine di aiutarmi a crescere. Ci siamo lasciati nello scorso episodio, abbiamo anche aumentato un po' la portata dello zaino. E vediamo di fare qualche altra miglioria, vediamo un po' di sbloccare qualche altra cosa. Certo, il caricamento dura una vita, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Oh, attento. Allora, siccome lì c'è la missione principale, l'obiettivo attuale, ma noi, che è questo coso? Dove osano i condor? Vabbè no, allora, tuffi, allora, chi ti sopravvivenza non ce ne frega niente, forse del tesoro, questo coso, monolite, allora, se non mi sbaglio non ho questo. Sì, questa qui è la missione secondaria. Missione disponibile. Adesso, in base a dove siamo. Ok. È un po' lasciare la Arriveremo in un momento critico. I conciatori, i macellai, i tessitori, i tintori, anche gli insegnanti. Tutti i quartieri si stanno preparando. Ci sarà molto da fare al mercato. Ci sono grandi cose all'orizzonte per la città e la sua gente. Dobbiamo fare il possibile per aiutare Kukulkan a inaugurare un nuovo mondo. Bene. E questa che cosa che ci avrebbe da darci? Ci vediamo. Ti va uno scambio? Ti prego, ho fatto malapena quanto basta per il tributo. Chi lo impone? Il culto di Kukulkan, ovvio. Esigono metà dei profitti dei giorni di mercato, ma se pensano che ho provato a imbrogliarli. Certo, è tutto chiaro. Lo apprezzo, Shiki. Allora, che facciamo? Che è chic? Vabbè. Non siamo chic, scusate. Tu che c'hai da darci? Un antico arco corto. Non me ne faccio niente. Un arco a lungo gettato, la sua struttura. Vabbè, tanto ce l'abbiamo l'arco, scusi, Frecce da caccia. Le frecce. Prendo delle Devi darmi di frecce. più per questo. Ah, non ci bastano, scusi, no, avevo visto che non ci bastano i soldi. Qui ce ne abbiamo in abbondanza, la stessa cosa con l'altro. E niente, buon uomo, mi sa sempre che sei tu che ci devi dare i soldi, mi sa. Vediamo. E Quando niente, vuoi, mi trovi qui. Onorato sarà preoccupata per Ezio. Devo dirle che lo hanno catturato. Li ha presi lui. Basta te. Tu stai bene? No, Pisco, l'uomo morto, ha preso i miei dadi e nessuno mi crede. Ma è vero. Un morto ti ha rubato i dadi? Sei sicuro di non averli persi? Sei uguale a tutti gli altri. Scusami, hai ragione. Facciamo così. Ci starò attenta e se vedo Pisco il morto, vedrò di farmi ridare i tuoi dadi. Che ne dici? Davvero? Mi credi? Non sarebbe la prima volta che parlo coi morti. Trova i dadi di Taki. Vabbè, andiamo a trovare i dati. I dadi. Ho capito i dati. I dati. Vabbè. Arte di unità sono rubata. Vabbè. Un
Mi scusi, Ma chi l'aveva visto? Un consiglio, sta alla larga dalla giungla. È terreno di caccia di qualcosa di molto feroce. Io non c'è dentro. Ciao. È comunque. Sì, sì. Dopo. Onorato sarà preoccupata per Ezri. Devo dirle che lo hanno catturato. Mi ha rubato i dada. Spero che tu possa recuperarli. Lo sai, Cisco. Scusi, Questo è il mercante, questo è il murale. Lo sai, Cisco. Monolite. Ora, Cisco. Aspetta, non ci ho capito niente. Allora, da quella parte è il coso verde, andiamo da quella parte, va. Ma sia quello di qua. Così, è lei disco. Non può trattarsi di un Alox, saranno i bambini. Qualcosa non va. Eh? Oh, sì. C'è qualcosa di molto sbagliato. Ogni mattina quando mi sveglio trovo tutta la casa sottosopra. C'entra qualcosa l'Alux di cui parlavi? Non ti ci mettere anche tu. Gli Alux non esistono, sono i bambini, si divertono a tormentarli. Potresti chiudere l'ingresso così non possono entrare. Ci ho provato, ma hanno trovato il modo. Forse dovrei traslocare. Vabbè, ciao. Bene. Onorato sarà preoccupata per Ezri. Devo dirle che lo hanno catturato. Io non so dove stiamo andando. Beh, non ci ho capito niente. Dove si trova qualcosa? Ah, ma franco, non sono stato segnato. Non stiamo andando proprio a cavo. Facendo bene andare di qua, anche se sta, no, non sto facendo bene andare di là sopra, sta ritornami dietro da questa parte. Aspetta, no, stiamo andando bene, aspetta che dobbiamo ritornare sopra. Bene. Ma torniamo sopra. Vabbè. Ok. Andiamo di qua. Onorato sarà preoccupata per Ezri. Devo dirle che lo hanno catturato. Tanto di qua non è la cosa di me. Scusami. Mi vedi? Finalmente qualcuno vede Pisco. Sei morto anche tu, Ishiki? Tu devi essere Pisco il morto. Sono Pisco, servo degli dei. Piacere, Lara. Lara, bel nome, Lara. Non sei morto?
Neanche tu? Invece sì. Dovevo essere sacrificato da bambino. Mi hanno portato su una montagna. Hanno compiuto il rituale. Ma sei sopravvissuto? Solo il corpo. Per la mia famiglia e i miei amici sono morto. Vivo delle offerte che mi vengono lasciate. Un bambino sostiene che tu gli hai rubato i dadi. Teki è figlio di un nobile molto arrogante. Voleva a tutti i costi giocare d'azzardo e ha perso. Non ho molte cose, ma quei dadi li ho vinti onestamente. Ma se vuoi, ce li giochiamo. Ti va di fare una partita? C'è qualcosa che accetteresti in cambio? Parla a 5 persone emarginate. Ascolta le loro parole e dimmi perché Teki ha perso. In cambio ti darò i dadi. Si può fare. 5 persone emarginate. Cerca lì e vediamo. Onorato sarà preoccupata per Ezio. Devo dirle che lo hanno catturato. Lì, lì. Che lo stanno queste bombe persone adesso? Che è successo? Ma saranno bambini forse? Così, lei sa qualcosa. Sono bambini. Le titulca tu bisacco bazzilov manco te wizop. Ma tu assomiglia a quello lì che stava sopra. Sì. Lì c'è. Cerca lì emarginati. Uno, due. Ah, sono tutti qua. Allora, visto che siamo qua vicino, ce la facciamo. Non è che ho visto la mappa, sono scelta, capivo niente. Andiamo di qua. Vabbè, comunque, qua vicino. Anche dalle tue parti i giovani sfidano l'autorità, Ishiki. Credo sia normale quando si cresce. Ci si ribella. Sono nei guai? No. Le guardie si arrabbiano quando tirano i sassi, ma da piccoli anche loro lo facevano. Già. Beh sì, non sarà tanto normale che tirano i sassi addosso alla gente, però... diciamo di sì. Onorato sarà preoccupata per Ezri. Devo dirle che lo hanno catturato. Forse lui. Io ed Ezri giocavamo sempre insieme. Ultimamente non lo vedo molto in giro. Ma credo di capire perché. Deve fare cose importanti per tutti noi. Però mi manca. È sempre stato il più bravo a far rimbalzare le pietre sul fiume. Ah no, ci siamo allontanati di brutto. Ma come ne sono accorto? Vabbè, non è una cosa proprio negativa, siamo venuti qui, però. Ci siamo qua allontanati di brutto. Ma come ne sono accorto? Vai Lara, sala, salo. Ok, ma dobbiamo andare di qua. Lo vedo sempre perché sennò. Ma di là. Giusto? Saliamo di qua, no? Giusto? Sì. Voi sapete qualcosa? Allora, deve essere qua vicino, così. Salve, sei un reietto? Sì, Shiki. Salve. Ho sentito che parlavi di un capibara bianco. Oh, non era solo, ce ne sono molti. Pisco mi manda da coloro che sono stati emarginati. Sei un cacciatore? Ora sì, prima ero un contadino, ma quella vita non faceva per me. Mi sentivo in trappola, obbligato a vivere secondo doveri e aspettative della mia famiglia. Alla fine ho rinunciato e ho scelto la mia strada. E il responsabile sarebbe un capibara bianco?
No, i Sciki, era un branco. Hanno devastato i miei campi di notte, calpestando tutto. Ma non li ho fermati, li ho solo guardati. Mi hanno dato un'idea, un intero branco di capivara bianchi. E se gli dessi la caccia? Se potessi dire addio per sempre ai campi? E l'hai fatto? Mai presa decisione migliore. Mio padre mi ha disconosciuto e ha dato la fattoria a mia sorella, ma va bene così. Ora sono un cacciatore. Mi chiamano Paimon il Bianco. Grazie per la storia interessante, Paimon. Grazie, Shiki. Bene, Paimon. Bravo. Così si fa. Vabbè. Adesso andiamo qui. Tanto grosso modo vorrei tanto che si segnasse, come vediamo, si può segnare in qualche modo, no? Cioè se lo segno un po' più qua, no. Niente, scusami, sì. Ok, devo andare di qua, quindi alle spalle. Ok, stiamo andando bene. Andiamo di qua. Stiamo andando bene. Sì, sì, bene. Andiamo andando di qua. No, le spalle. Quindi di qua. Allora, da questa parte qua ci dovrebbe stare un altro, eccolo qua. Ciao. Salve, Sciki. È raro vedere dei profani in città. Pisco mi ha mandata a parlarti. Ah, Pisco. Lo stimi. Hai visto altri profani? Solo uno. Era bello, gentile, buono. Eravamo innamorati. Ma il nostro amore è proibito. Messo al bando dal culto di Kukulkan. È terribile, mi dispiace. Mi hanno condannata a morte, legata sulle alture a morire. Il terzo giorno volevo morire. Ma poi lui mi ha trovata, il profano. Mi ha liberata e ha curato le mie ferite. Lui chi era? Non so nemmeno il suo nome. Sono passati anni, ma spero ancora di rivederlo. Spesso torno sulle alture e raccolgo le piume nei pressi dei nidi di Condor. Me lo ricordo. Una storia segnante. Grazie per la fiducia che mi hai riservato. Grazie per avermi ascoltata. Bene. 2 su 5. Aspetta, vediamo fino a qui e poi andiamo vicino al monolite. Parla di qualcosa nei dintorni. I canali irrorano gli angoli più aridi della città e l'acqua mi ha trascinato via. Onurato sarà preoccupata per Ezli. Devo dirle che lo hanno catturato. Troppo, non lo diciamo. Aspetta. Vabbè, ragazzi, piano piano facciamo tutto, eh. Voglio spostarmi tutti dove sto giù qua. Così, ho pure lì. Dicono che sono un sassimi, Giuppa. Salve, mi manda Pisco. Ah, davvero? Ti hanno esiliato per aver mentito? No, Ishiki. Sono stato esiliato per aver detto la verità. Ecco per cosa. Cos'è successo? Dovrai negare di aver mai visto i profani? Se nessuno crede alla verità, non è mai successo. Quali profani? Si vestono di nero e hanno strane armi. Nascondono l'oro. Ho detto al culto dell'oro e dei profani e loro mi hanno esiliato per menzogne. Menzogne? L'oro era per loro. Un giorno, l'ipocrisia del culto verrà alla luce. E adesso di che ti occupi? Ho perso tutto, Ishiki. Posizione, potere, reputazione. Perdendo tutto, ho finalmente capito. Non avevo scopo, né vocazione. E li hai trovati? Sì. Servo il futuro proteggendo il passato. La stirpe della regina Unurato è la legittima sovrana di Paititi, non il culto di Kukulkan. Tutto ciò che vedo, che sento, che so, ora è al servizio della ribellione. Una nobile causa. Mando i miei alleati a rubare i carichi d'oro che i profani ogni tanto inviano. Non cambiano mai il punto di consegna.
Pare che tu sia importante per la vita di molte persone. Grazie, è stato un piacere parlare con te. Sì, anche per me. Beh. Tre? Ah, altri due. Praticamente. Andiamo di qua. E là ci dovrebbero stare per forza due. Perché poi non ce ne sono più. Cosa me? No. Quindi. Partita con il morto. 50%. A 3 su 5, eh sì, per forza là dovrebbero stare, scusate. Perché abbiamo trovato 3, l'unico che è rimasto verde. Oddio! Tutti, eh. Un urato sarà preoccupata per Ezio. Devo dirle che lo hanno catturato. Ma non c'è arrivati, eh? No, porco miseria, sono andato un po' al contrario. No, di qua. Ok, qua è sta? Ah, stiamo andando bene, vai. Vai, vai! Ha fatto fare un bel volo, eh? Inutile. Stava spezzando le cose, non so me. Siamo di qua, vabbè, la tanto ormai è di qua, siamo andati. Aspetta, però. Di qua? No, di là. Giusto? Aspetta. Vabbè, dobbiamo salire, mi sa. L'ho fatto male a scendere proprio. Forse si trova sopra, eh. Ecco appunto. Oh, ma dove cavolo si va? Neccia miseria. Tanto ci guardiamo. Dove siamo? Dove da qui? No, non dico. Pure trovare. Vai. Ah, abbiamo scoperto una nuova quota, eh. Guardate. Ma c'è il potenziante di sto coso. Attenzione, qualcos'altro? No?
È qua vicino proprio. Aspetta. Lasciamo la città alle prime luci dell'alba, ed è un bene, data la terribile malattia che si è propagata al suo interno. Cadaveri e moribondi riempiono le strade e avvelenano le acque. In tanti dicono che si tratta di una punizione divina. Diario di Adelantado Pérez. Onorato sarà preoccupata per Ezri. Devo dirle che lo hanno catturato. Istaca del culto di Kukulkan. Vabbè, poi mettete posto e ve lo leggete, ragazzi. State. Un paesano afferma di aver visto una strana creatura per strada e di averla seguita fino a un vicolo cieco. Ok, stessa cosa. Mettete pausa. E ve lo vedo con calma. Sì, io intanto mi continuo a perdere qui. Ah, aspetta. L'abbiamo fatto allora. Ora dobbiamo tornare a farla con... Giusto? No. Ah, è vero, già. Ma ci mettiamo il segno qui. Così è. E la sopra. Vediamo come ci andiamo la sopra. Dove siamo ricordati? Dobbiamo fare il giro andando giù. Oppure non lo so. Andiamo giù, eh? Andiamo giù e facciamo il giro. Andiamo giù, vediamo. Non posso... Aia, scusa, Lara. Onorato sarà preoccupata per Ezri. Devo dirle che non hanno capito. Dice dove andare lì. Infatti forse taglieremo un po' il video. Dopo la lunga stagione secca, quando finalmente piove, tutto piove, non ci sta nient'altro. Poi vediamo, dai. Vabbè, andiamo sopra e forse... Non so, dobbiamo trovare una strada, andare di là. Giusto? Ok, forse andiamo di qua, vediamo un po' se riusciamo. Abilità? Quante abilità abbiamo? E poi stiamo scoprendo nuove cose. Così, Salve, sei una dei reietti? Sì, Shiki, sono Chaska. Piacere, Lara, mi manda Pisco. Pisco il morto? Ti ha mandata lui? Hai perso una partita di patoi? No, un ragazzo, Teki, ha perso i dadi. Sto cercando di riaverli. Per ridarmeli, Pisco vuole che parli con tutti coloro che sono stati emarginati. Ammetto che mi sorprende che non abbia voluto giocarseli. Lo ha fatto. Ah,
Beh, posso dirti solo questo. Sono una reietta, come Pisco. Ho perso lavoro e posizione. Non per un incidente, ma per qualcosa che ho fatto e che rifarei di nuovo. Che è successo? Tu hai qualche figlio? No. Nemmeno io. Non sono stata benedetta da Issel. Ma sono stata la levatrice dei tre figli della mia padrona. Li amavo come fossero stati figli miei. Poi ho perso la mia posizione. Che cosa hai fatto? Sono una ladra, Lara. Cosa hai rubato? Una collana di Giada. Perché? La più giovane, Chiara, ha visto la collana da un'amica e se l'è presa. Sono venuti a cercarla. L'avrebbero emarginata. Era solo una bambina. Così mi sono presa io la colpa. La mia padrona mi ha strappato la collana e l'ha gettata a terra, rompendola. E ha emarginato me. Mi dispiace tanto. Non essere triste per me. Lo rifarei. Chiara ha imparato la lezione e conduce una buona vita. Quanto a me, adesso servo Ishel tessendo, nel modo che mi ha insegnato mia madre. E a volte la mia Chiara mi fa visita. Grazie per avermelo raccontato, Chaska. Chiara è fortunata ad averti. Saluti, Siki. Bene. Adesso dobbiamo trovare l'ultimo, mi sa. Bene. Un'Uratu sarà preoccupata per Ezri. Devo dirle che lo... Un'Uratu raggiunse il trono attraversando la folla, ma gli passò accanto, senza sedersi. Perché continuiamo a credere a questo... Hanno catturato. Scusate. E mo? Vabbè, qual è la Giada? Guardiamo di qua. Adesso me ne manca uno. Cioè, dove sta? Non ce ne sono più i cerchi verdi. Perché? 66%. Poi mi dice che è completata, no? Palla con 5 emarginati. Cerca di emarginati. Ma no. Allora, aspetta. Devo parlare con l'ultimo emarginato. Dove starà? Anche dalle tue parti i giovani sfidano l'autorità, Ishi. Credo. Dove sta? Mo è uscito. Allora, ora l'ho cercato io, non lo vedo io. Ma è uscito. Abbiamo visite, prima. Salve. Salve. Sei Lara, dico bene. Ti manda Pisco. Esatto. Io sono Moreka. Oggi è la seconda volta che sento fare il tuo nome, Lara. I cultisti parlano di te. Sei colei che ha dato inizio alla purificazione. Colei che ha trovato la chiave di Shashel. Già. Su col morale, bambina. La purificazione doveva avvenire. Bisogna decidere se proseguire o ricominciare da capo. Non è una decisione facile. Hai sentito, Rimac? Decidere il destino del mondo non è una cosa facile. La stimo molto. Hai proprio ragione, Lara. Se dipendesse dal culto di Kukulkan, ci offrirebbe schiavitù chiamando la protezione. Vero, Rimac? È di poche parole. Il culto è mosso dalla paura. Paura di cosa? Paura dell'esterno, paura del cambiamento. Ma quegli stessi pericoli sono anche dentro tutti noi.
È la paura il nemico, non il cambiamento. Il cambiamento è l'unica costante. Ma sto divagando, Rimac. La signora vuole sicuramente comprare qualcosa per la sua ricerca. No, no, grazie. No. Sotto passata, a ricerca, ci abbiamo mitra, musi, bomba a mano. Che la vita, signora? Bloccante. Grimandello, ah, Grimandello. No, il Grimandello dovrebbe essere utile. Non so se ci possiamo vendere qua. Prego. Grazie. Quando ci serve? Altre mille? Altre 1.008, mi sa. Ma ci vendiamo alcune cose, eh? Che ci possiamo avere? 22, 10. No, mo ci vendiamo un po' di veleno, tanto veleno per specie, veleno. No, mo ci vendiamo un po' di veleno. Ottimo affare. Ma che ci possiamo avere? Mo ci vendiamo un po' di cesto cosa. Prego. Nulla di questo. Ottimo affare. Allora, 2000 per cento. Grazie. Dai, ci dobbiamo prendere forza il Grimandello. Un Grimandello tale che ti consente di aprire i lucchetti dei forzieri del tesoro del conquistatore. Via. Prego. Altre cose erano da solo inutili. Vabbè, aiuti. Dovrebbe essere un minuto, eh. Vabbè, no, di mezzo, no. Buona fortuna, Lara. Grazie. Un urato sarà preoccupata per Ezio. Devo dirle che lo hanno catturato. Sì, si può occupare, vediamo quello che non lo scusa, non ci bestiamo. Allora, questo sta... No. Sì. Dobbiamo andare da qui. No, no, non voglio farlo un contenuto. No, un'altra... Ti ritiro. Andiamo. Vediamo, possiamo fare una vita adesso. Non capisco il significato. Dai, mannaggia. Non devo essere di più. E tu? Pisco. Hai già parlato con loro, vero? Sì, certo. Ma tu ancora non capisci. Avevano tutti la speranza. Dovrai fare di meglio se vuoi vincere a questo gioco. La speranza è un conto, ma chi è stato emarginato ha prosperato nella sua nuova vita, nonostante le circostanze. Tu compreso, Pisco. Beh, sono il miglior giocatore di Patoi mai vissuto a Paititi. Niente male per un morto. Niente male. Tornando a noi, cosa hai imparato? Ho imparato che il sacrificio può migliorare la vita. Che svincolandosi dalla propria famiglia, ognuno di noi può trovare la propria strada. L'amore prevale sulla morte e dobbiamo credere in qualcosa più grande di noi. Anche se, in fin dei conti, non si può controllare tutto. È il modo in cui affrontiamo le cose a definirci. Ben detto, Lara. Sicura di non essere morta? Teki dice di aver perso i suoi dadi a causa della sfortuna. Però non è il lancio del dado a vincere la partita, ma l'abilità del giocatore. Ora capisco. Che ne pensi di Moreka e la reietta? Mi stava come aspettando. Sembrava saperne parecchio su di me. Ah, lei sa molto di tutto, Ishiki. Nel suo negozio espone oggetti davvero meravigliosi, manufatti noti solo agli dèi. Ho visto. È una fortuna che tu l'abbia trovata. Spesso si allontana da Paititi per rifornirsi. Mi è sembrata molto ottimista. Non mi stupisce. Abbiamo un detto a Paititi. Forgiamo noi il destino. Non scegliamo le circostanze, solo le nostre azioni. Una lezione che Teki deve apprendere. Ben fatto. Grazie, Pisco. Vado a riportare i dadi a Teki. Beh, portiamo i dadi a Teki, sperando che non... Un urato sarà preoccupata per Ezri. Devo dirle che lo hanno catturato. Non so perdere tempo.
Devo cercare di essere quanto più veloce possibile. Scusate se mi sto spazzando avanti, eh. Buongiorno, mia. Per scendere la troppo, ma sto facendo male. Ok, da quella parte. Dai, 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 dai. Eccoti, ecco il pedale. Modo. Attenzione. Ho trovato i dadi, Techie. Oh, grazie. Non avevi detto che Pisco aveva rubato i tuoi dadi? Tutti sanno che Pisco ruba. A detta sua, te li sei giocati con lui e hai perso. Non ha voluto farmi giocare. Un altro tiro e avrei vinto. Pisco mi manda a dirti: non è il lancio del dado a vincere la partita, ma l'abilità del giocatore. Ora che ho di nuovo i miei dadi, posso tornare a fare pratica. Grazie ancora, Ishiki. Figurati, figurati. Anche se sta poco colpo, ma sa. Vabbè, dai. Per questa, diciamo, per questo video è tutto. Noi ci rivediamo nel prossimo appuntamento con il nostro furbetto qui per le porte dei dadi. E niente. Un saluto a tutti dal vostro Mr. Frank.